Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale alla grande. Un bacione a tutti i miei iscritti come sempre. Oggi andrò a fare una buonissima crostata strepitosa con interno di crema pasticcera e mele. Andiamo con gli ingredienti, su, via. Allora, per la nostra base interna ci vogliono 170 g di mandorle che io ho già tritato, 130 g di farina 00, 3 tuorli, 140 g di zucchero semolato, 5 g di cannella, 10 g di latte parzialmente scremato, 70 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, 70 g di olio di semi, 10 g di lievito vanigliato. Poi per il nostro interno, come ho detto già prima, ci vogliono crema pasticcera che io ho già messo, come dico sempre, sui miei link sopra dove uscirà adesso. Ovviamente è una crema scintillì, come dico sempre, tolta la panna diventa crema pasticcera, una mela intera di queste dimensioni, non troppo piccola e non troppo grande. Con farcitura interna che io ho inserito mezzo limone e mezzo cucchiaio di zucchero e l'abbiamo girata nella nostra coppetta. E poi ovviamente una teglia con carta da forno da 24 centimetri. Quindi inseriamo tutti gli ingredienti. Ho preso le nostre mandorle, inseriamo la farina, giriamo un po', inseriamo lo zucchero. Inseriamo il burro, ci diamo una giratina, inseriamo l'olio. Inseriamo tuorli e il latte, cannella e lievito. E poi giriamo il tutto e impastiamo. Allora, una volta fatto tutto l'impasto, la mettiamo per una mezz'oretta in frigo. Allora, dopo che abbiamo aspettato una mezz'oretta che l'impasto riposasse in frigo, io l'ho preso e metà l'ho posizionato nella teglia e l'altra metà l'ho posizionata su carta da forno perché la dobbiamo inserire sopra una volta che abbiamo inserito crema e mele. Incominciamo a mettere la crema e a distribuirla su tutta la base. Allora, ragazzi, abbiamo distribuito sulla base tutta la nostra crema pasticcera. Adesso posizioniamo le mele, ci diamo un'altra giratina, vi ho detto già prima che ho inserito metà cucchiaio di zucchero e metà limone spremuto, questo perché per non far diventare le mele nere, infatti sono bianche bianche, e li posizioniamo sulla nostra crema. Allora, abbiamo posizionato anche le mele sopra, adesso dobbiamo posizionare il nostro impasto, quindi dobbiamo cercare il modo di poterlo mettere sopra. Uno, due e tre. Allora, abbiamo inserito anche il sopra del nostro impasto e ci è rimasto leggermente un po' di impasto. Che cosa facciamo? È peccato gettarlo, giusto? Quindi con una formina, a piacere ovviamente, io ho la stellina, la prendiamo, facciamo delle formine e la inseriamo sopra e quindi l'impasto lo usiamo per fare delle formine per decorare bene la nostra torta. Ecco qua. Ragazzi, possiamo infornare. Allora, inforniamo a 180 gradi, forno statico per 40 minuti.
Beh, ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra crostata ed è venuta in questo modo. Guardate, tenera, buonissima. Mi raccomando, fatela perché sta andando a ruba. Infatti, manca già mezzo pezzo. Mi raccomando, con i pollici, sfoggiamo alla grande. Mi raccomando, iscrivetevi alla grande sul mio canale e ci vediamo ad un mio prossimo video. Ciao a tutti!